Tutto Food 2019, ospite dello stand di Caputo SRL c'è Gino Sorbillo, un maestro pizzaiolo che proviene da Napoli, che ha ormai possiamo dire oltre 30 anni di esperienza e che nel corso degli anni è riuscito a espandere la sua cultura sulla pizza in tante città d'Italia e del mondo. Gino, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, spieghiamo chi è Gino Sorbillo. Ma guarda, sono un pizzaiolo napoletano della tradizione che da circa, come detto tu prima, da 30 anni ha le mani in pasta cercando di fare la propria pizza e di portare avanti una missione familiare. Faccio appunto tradizione e innovazione, cerco anche di stimolare i giovani a fare pizza, non arrendersi, a togliersi anche dalla strada attraverso questo antico mestiere, a cercare di portarlo anche fuori dalla nostra Napoli, perché spesso si è detto che diciamo la pizza fuori da Napoli veniva fatta male perché non c'era l'acqua napoletana e non c'erano altre cose, mentre invece abbiamo dimostrato anche con aziende leader del settore come Caputo appunto per la farina e con il nuovo lievito uscito da pochi giorni, che se si ha conoscenza, si ha sensibilità, si ha non le mani in pasta e si ha la voglia di fare pizza buona, questa pizza buona può essere fatta in qualsiasi parte del mondo. Gino, oggi è stato presentato il nuovo lievito secco attivo. Spieghiamo a tutti loro a cosa serve e in che modo sostituisce i tradizionali cubetti di lievito. Sì, in effetti se ne mette la terza parte del classico cubetto che assomiglia un po' ad un dado, diciamo, che va tenuto in frigorifero, che è facilmente suscettibile agli sbalzi di temperatura, quindi si deve conservare in un certo modo, si deve scartare al momento dell'utilizzo, si deve subito richiudere e mettere in frigorifero, e spesso queste cose vengono dimenticate e vengono tralasciate, quindi questo lievito può anche un po' morire e può perdere di forza e ovviamente non può essere trasportato se non ci sono i famosi 4 gradi, mentre invece con il lievito secco noi abbiamo un prodotto italiano del Mulino Caputo che è fatto con ceppi selezionati sempre dal Mulino Caputo, che nasce proprio per la pizza napoletana e per le esigenze di pizza napoletana, che si può trasportare, che non si deve tenere così in maniera protetta come il lievito a dadino classico e tradizionale, ha un tappo facilmente richiudibile, serve soltanto ovviamente un bilancino elettronico per pesarlo bene, quindi per non sforare, perché hai 3 volte la potenza del lievito naturale a panetto o a dado, ed è molto idoneo per ottenere una grande lievitazione anche controllata dalla pizza napoletana. Grazie per la spiegazione particolarmente dettagliata di questo nuovo prodotto. Gino, io ti lascio al tuo posto di lavoro e qui posso dirlo, fa un po' caldo perché siamo proprio dinanzi a un forno in attività, arriva al volo. Sì, ne parliamo subito al volo se abbiamo pochi minuti. Questo è un prodotto della farina del Mulino Caputo, della farina Nuvola Super, c'è anche la Nuvola tradizionale, una farina che permette grande sviluppo sia per la pizza napoletana, sia per la pizza in pala, sia per la pizza in teglia, e questa è l'ultima chicca nata in casa Caputo, che non fa soltanto pizza per la pizza farina per la pizza tradizionale, ma fa anche farina per tutte le specialità della panificazione e negli ultimi tempi anche per la focaccia e la pizza in pala, quindi eccolo qua il risultato, seguiteci. È un bel risultato certamente. Grazie Gino e alla prossima fiera, al prossimo evento in cui avremo modo di parlare di altri argomenti. Grazie. Grazie a voi. Buona pizza.